Bene amici, oggi è una giornata da sorrisoni sulle labbra, prima di tutto perché è arrivato l'LG Wing, un telefono che mi scimmia veramente tantissimo per questo motivo qua. Sì, ha un form factor finalmente diverso, con un doppio display si possono fare un sacco di cose. L'avevo provato in anteprima qualche mese fa e mi era piaciuto proprio come era stato studiato il software per utilizzare il doppio schermo, ma qua dentro dovrebbe esserci una coverina, che era una di quelle domande che mi ero posto: ma come funzionano le cover? E allora lo vediamo subito. Probabilmente sì, c'è uno strato adesivo qua dietro e si va a proprio fisicamente incollare così la cover, che va a diciamo proteggere i bordi, e poi ovviamente swipe per aprirlo. Ma io odio le cover. E poi ragazzi, ma guardate quanto è bello dietro, mi è piaciuto veramente tanto questa finitura in vetro satinato, cangiantina per quanto riguarda i colori. Ma vediamo in confezione: carica batterie rapido con uscita tipo C, bene, si possono caricare anche altre cose, il cavo dati, e in questa scatoletta l'adattatore da tipo C a jack cuffie, perché sì, purtroppo anche LG toglie il jack per le cuffie, ma fortunatamente ci mette l'adattatore tipo C altoparlante qua sopra. Qua abbiamo il tasto accensione e spegnimento e volume, sopra c'è la pop-up camera, sì, per avere un display full. Ma adesso ho una smart elettrica che mi aspetta in pista, smart e cap, allora me lo porto dietro per una giornata esperienziale, anche perché qua il comparto camera è molto particolare, con una principale da 64 megapixel e due grandangolari che lo fanno diventare una gimbal camera. Andiamo a scoprire insieme come va in questa giornata. Dai che vinco! Dubito, però mi divertirò sicuramente. E mentre vado in autodromo a Varano mi rendo conto che in macchina questo form factor è geniale. Guardate sopra il navigatore e sotto comunque la possibilità di gestire un'altra cosa. Per esempio, arriva una chiamata, mi serve il dial, oppure voglio gestire Spotify, posso tranquillamente farlo senza incasinarmi nel multitasking, passare un'applicazione all'altra, che in macchina non va mai bene. Ma soprattutto l'altra cosa che mi è piaciuta molto, la rotazione del display. Guardate che funziona anche così, perché mettendo Maps in verticale ho più mappa, ecco, forse lo preferisco così. E anche ovviamente il display piccolo si ruota, stesse possibilità, tutte le applicazioni. La cosa bella, non so se la vedete lì, che adesso io sono andato in carica perché ha la ricarica wireless, ovviamente compatibile, l'ho provato prima con Android Auto. Mi raccomando, alla guida non distraetevi, ma qua non è una questione di distrarsi, è una questione proprio di non distrarsi, perché abbiamo proprio mappa grande e poi le altre funzioncine qua, magari nel caso ci servissero, piccole su due display separati. Geniale. No, bella è la GLE53 AMG, ma ho paura. E ragazzi, siamo arrivati a Varano, spengo tutto, ma quello che volevo farvi vedere è questo. Allora, per chiuderlo molto semplice, perché lo possiamo prendere anche con una mano da tanti punti, perché ha tanti angoli quando è aperto, e voilà, lo chiudiamo facilmente. Ma la cosa bella è che, oltre al sensore sotto display che funziona bene per sbloccarlo, è che non è tanto largo, cioè non è leggerissimo, ok, non è piccolissimo, ok, ma non essendo largo si riesce a utilizzare abbastanza tranquillamente anche con una mano. Ma adesso devo correre in pista, ho le prove cronometrate, sono in ritardo come al solito. Ragazzi, ho fatto l'errore della vita, lasciarla tutta in pista, adesso è a 5 gradi tutta umida, non benissimo. È stato come entrare in un frigorifero. Ma che figata, ho anche la scritta personalizzata, questa è la mia macchina, ma me la faccio vedere, ve la spiego meglio dopo, perché userò una funzione fantastica di questo Wing, la gimbal. Guardate, se aprite la cam con il telefono a T aperto, avete la possibilità di usare una camera super stabilizzata, ma soprattutto con la funzionalità di muovervi, vedete, con il joystick qua, ma anche di bloccare l'orizzonte, vedete? Ho fatto il blocco e mi muovo, ma anche se inclino il telefono, la macchina rimane sempre lì orizzontale. Adesso prove cronometrate. Thank you.
Qualche problema nelle curve a destra. Ora si sente, si guarda le pressioni, perché probabilmente siamo andati un po' alti. Grazie. Merda, che merda, l'ultima curva. Mamma mia, che rabbia ragazzi, che rabbia, che rabbia, che rabbia, che rabbia. Ho addirittura peggiorato il tempo delle prove libere. 19esimo, penultimo. Allora, ok, qua sono tutti piloti seri, io non faccio questo di mestiere, ma la posteriore sinistra secondo me ha qualche problema, perché scivola, scivola, poi a un certo punto è come se facesse un tac meccanico e si riprende, come se fosse qualcosa dentro. Lo so, è la classica scusa di chi arriva ultimo, c'è la macchina che non va bene. Ovviamente se fossi un pilota probabilmente anche con questa macchina sarei molto più avanti, ma secondo me c'è qualcosa che non va. Però adesso il meccanico, che è bravissimo, gli racconterò tutto e vedremo cosa fare. Ciao, sto guardando qua sopra i tempi delle qualifiche. Amore, 19esimo, sono uno scandalo, veramente, sono un po' deluso. Cos'è quel pollice verso? Ed eccoci qua in modalità gimbal. Che blocco, ragazzi, questa è la ruota incriminata. Cosa aveva? Aveva preso probabilmente un colpetto. Un colpetto sì, perché è stato un po' nella sabbia. Però aveva qualcosa, sì, quindi non era solo la mia sensazione. No. Meno male, dai, sono un po' rincuorato, grazie, grazie mille. Ripariamo subito. Madonna. Lo usi tipo gimbal e poi lo puoi usare aperto. Lo puoi usare chiuso. Praticamente è un doppio schermo. È un doppio schermo, ma la cosa figa, per esempio, quando sei in macchina, navigatore da una parte, metti così e navigatore, poi qua sotto hai. Insomma, lo puoi usare con doppie applicazioni. Cavolo! Veramente, veramente figo. Bello, ma non è ancora con me. Esci in questi giorni. Bello, veramente bello. Sistema Android? Sistema Android, se te lo faccio provare 2 ore mi togli mezzo secondo. No, lo so che dipende solo da me. Grazie. E mentre aspetto che sistemino la mia macchina, vi faccio vedere come anche sotto la luce super diretta di un sole oggi incredibile qua a Varano il display si veda bene. Ma vediamo se si vede bene anche il secondario. Flap si apre e sì, direi che si vede molto bene anche il secondario. Riparata, si sta caricando, io provo la funzione dual recording, ma che bello. Tra l'altro le clip prima le avete viste un po' fatte a mano libera, un po' fatto con la modalità gimbal, ma vi parlo un po' di questa smart. Parte elettrica che è rimasta invariata, è quella di serie, con una batteria da 17,6 kWh, qua si fanno circa 20 minuti e arriviamo con il 10% di batteria residua. Il motore è da 60 kW, ma quello che cambia tanto è il peso, completamente alleggerita, 150 kg meno della versione di serie, nonostante tutta la gabbia del roll bar e l'estintore, ma come vedete tutto quello che era superfluo è stato eliminato. La plancia qua, il cruscotto è completamente in fibra di carbonio, il parabrezza è in plexiglass, così come i finestrini laterali pesano meno, e anche il pannello porte, vedete, è completamente in fibra di carbonio. Non c'è più né ABS né SP, zero controlli. Per quanto riguarda l'assetto invece, pneumatici di serie, cambiano le pastiglie dei freni, i dischi un po' più sportivi e cambiano molle e ammortizzatori, ma l'assetto è tendenzialmente lo stesso che c'è sulla Smart di serie, cioè abbastanza morbido, un po' più rigido ovviamente, ma non così rigido. Se la Smart di serie è impossibile metterla di traverso, questa, beh, questa si fa molta fatica a farla stare dritta, perché con il passo molto corto è proprio reattiva e nervosa, magari via via, poi pam, prende effetto pendolo dall'altra parte, bisogna essere molto veloci nel controsterzo. Vi faccio vedere da questa parte il sedile, ovviamente completamente a norma, omologato, sportivo, regolabile, io sono quasi tutto su e quasi tutto avanti. Le cinture di sicurezza sono a 5 punti, sedile che è veramente super super avvolgente, anche tutta la parte del cruscotto, del piantone, dello sterzo è stata spogliata dalle cose inutili. Rimane cosa? Rimane lo strumento che vi dice quanta potenza state chiedendo al motore e la percentuale di batteria, e rimane lo specchietto fondamentale per controllare gli avversari. Ma ragazzi, tenendolo così, guardate quanto è comodo.
questo telefono per girare i video. Veramente comodissima la presa. E dalla sala stampa vi faccio vedere che è fluido, è veloce, è reattivo, non ha problemi. L'ho trovato anche molto affidabile, si è sincronizzato col Garmin perfettamente. Ma quello che volevo farvi vedere, perché qua prima stavo gestendo un po' di mail, è questa cosa qua. Quando voi usate magari la mail o altre applicazioni, soprattutto in orizzontale, spesso cosa succede? Che la tastiera va a coprire molta porzione di display. Così, con la tastiera che va a finire qua sotto, nella parte tra l'altro... ciao Andrea, come va la vita? Bella la reattività e buona la vibrazione. Dicevo, nella parte che si tiene vicino alle dita e che è stretta, quindi si riesce a scrivere molto bene con due dita, sopra abbiamo tutto il display a disposizione per vedere quello che contiene. A volte ci sono dei form, soprattutto su internet, che magari non si riescono a zoomare, quindi non si riesce a tenere il telefono in verticale, orizzontale, cliccate sul form, si apre la tastiera, non riuscite a fare niente perché la tastiera copre tutto. Questa mi sembra un'altra genialata permessa da questo form factor. Rosso! Dai che ne prendo un'altra, dai che ne prendo un'altra, dai che ne prendo un'altra, che c***o! Non vale così, non vale tagliare. Vediamo, 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 dai, dai, dai che passa dentro. Cazzarola, non mollare, non mollare, piuttosto gli do un crook. Merda, merda, stavo andando. Tu devi darmi la posizione, cazzo, me la devi dare, me la devi dare, me la devi dare perché la prendo la posizione. Buttami fuori. Ultimo, ma avete visto il montaggio? Con onore, ma soprattutto che divertimento, cioè mi sono divertito veramente tanto tanto tanto. Adesso la macchina andava bene, quindi tutta colpa mia, ma anche magari qualche sportellata di troppo, però fantastico. E scendere dalla macchina, ultimo, col sorriso così stampato in faccia, è tanta roba, tanta roba. Vedi qua, questo qua non vale, infatti l'ho detto, è battagliato. Ah ragazzi, che spettacolo! Ma sapete che correre in macchina è faticoso, dite voi, siete sì seduti, ma c'è la transagonistica. Non dimentichiamoci il wing, non vi ho ancora detto della batteria, si comporta bene, non scalda mai, non ha una batteria gigante, però 17-13, usato tantissimo, ho anche fatto un sacco di video, foto, storie Instagram, guardi i tempi, sempre sotto 4G, sono al 20% residua. Ma adesso si va a casa, mi aspetta Chiara. Le piacerà questo color cielo in vetro satinato? Bah, chissà, secondo me sì, sono curioso di sapere i suoi giudizi su questo form factor. Ci vediamo a casa. Vedete perché l'amo? Chi è? Però ti devo usare. Poi c'è pure la pizza. Dammi un giudizio su questo telefono, ma prima devo farti vedere una cosa. Vieni qua che qua non c'è luce, non c'è un fico. Qua. Voilà, così. E puoi usare due applicazioni in un colpo solo. Come ti sembra? Aspetta che lo chiudo tipo zippo anni 80, te lo sblocco, vai. Siete che non l'avevo preparato. I miei video sono sempre così spontanei, perché voglio proprio un giudizio tuo. Vabbè, poi ti faccio vedere come funziona, ti spiego tutte le funzioni. Praticamente puoi usare, ecco, questa è l'applicazione Gimbal con la quale ho girato un po' di video oggi. Puoi usare due applicazioni sopra, quello che vuoi, per esempio, che ne so, YouTube, e sotto ti guardi una pagina web, oppure wow, insomma
te lo puoi gestire come vuoi. Voglio un giudizio estetico. Allora, Madonna, è molto bello il retro, mi piace tantissimo, così un po' cangiante, come se avesse un doppio spessore, mi piace molto, è molto grande, perché è molto grande, però sta cosa che fa così, ecco, la mia paura adesso era di farlo partire, però è forte, cioè, è veramente innovativa sta cosa. Sappi che stasera lo porto a letto perché lo voglio usare con YouTube sopra, guardarci un video, forse Netflix, così. Vedi, lo tengo così e mi guardo il video e finalmente lo posso tenere saldo. Cioè non così, con le due mani, che poi mi cade in faccia. Almeno così mi cade in faccia, ma lo tengo bene. Tipo lascia. Vabbè ragazzi, è stata una giornatona, mi sono divertito un sacco. È questo, quello che conta, al di là del risultato. Questo Wing mi ha convinto, arriverà ovviamente recensione, ma l'ho trovato per alcuni aspetti veramente geniale. Buon Halloween per te. Dai, mangiamo la pizza. Ciao.